Lei ha contribuito con l'ufficio casting di Mediaset a trovare tanti artisti. La TV di oggi spesso è criticata perché è fatta da gente che esce dai reality, non sanno fare nulla. Ecco, com'è cambiata la televisione negli ultimi anni? La televisione è cambiata, voglio dire, non è cambiata poi così tanto. Siamo rimasti ancora alle belle ragazze, ai bei ragazzi. Magari si è diventati un pochino più esigenti, perché anche i ragazzi che escono dai reality, se non sanno fare niente, non durano. Fanno un anno, sei mesi o due anni quando sono fortunati e poi non rimangono. Quindi la televisione è questo, dà l'opportunità di essere noti, di essere conosciuti, ma poi bisogna soffermarsi e quindi crescere all'interno e scegliere la propria professione, insomma. Il cinema italiano che momento sta vivendo? Da un addetto ai lavori, diciamo, molto importante. Ma io quest'anno ho visto quattro bei film, e insieme a quei quattro, che sono Parlami d'amore di Silvio Muccino, Tutta la vita davanti di Virzì, Gomorra di Garrone, Il divo di Sorrentino, ho visto anche grandi successi di film brillanti e di altro genere. Il cinema italiano è aumentato del 35% nel mercato italiano. Spero che a Venezia ci sia un'altra ondata di bei film italiani.